Simone, 2 settimane fa ti avevamo intervistato e ci avevi detto che giocare qui sarebbe stato un sogno per tutti, ma anche e soprattutto per te. Oggi non è arrivata la vittoria che speravate, però la tua prestazione, quella della squadra, comunque è una prestazione di cui restate orgogliosi. È una prestazione veramente importante, nonostante, come hai detto tu, non è arrivata la vittoria, però io penso che non sia facile. Gestire certe emozioni, voglio fare i complimenti ai miei compagni perché il pubblico, lo stadio, cioè l'attesa, che è quella più snervante di tutta la settimana, l'hanno gestita in maniera pazzesca e non bisogna dimenticarsi che hanno 20 anni. Io non so se a 20 anni riuscivo a gestire certe cose. Quindi veramente complimenti a tutti i miei compagni, li voglio fare. E poi che te devo dire? Abbiamo parlato 2 settimane fa e posso solo dirti che i sogni si avverano. Sogni si avverano, hai fatto 2 gol, 1 gol e mezzo, anche se poi in Due, realtà due, ti è stato due, due. assegnato, appunto. Quindi la bellezza anche di quei momenti, proprio per te, il secondo abbiamo visto che sei andato sotto la curva, sei andato a prenderti l'abbraccio dei tifosi, che momenti sono stati? Allora, devo dirti che primo gol ovviamente inaspettato, cioè quasi non ci credi, poi ovviamente le prime persone che ringrazi indirettamente dal campo è la tua famiglia, sono chi ti sta più vicino e chi ti ha dato la forza e ti ha sostenuto tutte le volte che hai affrontato i momenti magari un po' più bui della carriera, diciamo, quindi prima viene a loro. E poi io sono di Rivoli, quindi cioè, sono a casa e tutti i miei amici sono juventini, quindi mi hanno scritto prima di entrare dicendomi appunto sei obbligato a fare gol sotto la Sud e venire da noi che siamo lì che ti aspettiamo. È appena entrata la palla, lo sapevo dove dovevo andare, quindi è stato no, stupendo perché poi c'erano proprio loro e ci siamo abbracciati, ma non come giocatore tifoso, ma proprio come amici, cioè è stato stupendo. Un'ultima cosa ti chiedo, avete ottenuto l'ottavo risultato utile consecutivo, qual è stata la difficoltà di andare a recuperare 2 volte lo svantaggio in questo palcoscenico? Perché il mister ci ha Ma detto devo non è mettere lì le facile andare a cose. recuperare con ragazzi così giovani, un risultato del genere 2 volte con tanta Spostalo. gente così che viene a guardare. Ma questo Insomma, fa qua parte di quello che ti ho devo. detto prima, Ma io devo stendere i panni, tanto stendo di sui panni affrontare proprio di tutta la doccia. settimana nella maniera Ah, giusta. solito li stendo io. Affronti Ne devo la raccogliere questi qui settimana, la prima. pressione di quello che dovrà arrivare con la testa giusta, allenandoti bene e immedesimandoti un po' in quello che potrà succedere. Al 99% succede che se le cose vanno storte tu sei dentro la partita e riesci a metterle in piedi. Questo è successo, per questo volevo fare i complimenti ai ragazzi perché non è facile, come ha detto il mister, andare sotto e reagire perché comunque ti senti la pressione addosso, comunque queste persone sono qui per te, cioè tifano, hai fatto venire la famiglia, non è una cosa che capita tutti i giorni giocare in uno stadio così. Quindi ti dico veramente complimenti. Enormi ai miei compagni, enormi.